Buonasera, un saluto a tutti voi da Cuccioli e Campioni. Siamo pronti per una nuova puntata insieme in compagnia di un calciatore del Pescara, in compagnia di una squadra della scuola calcio e in compagnia di Mauro Esposito che è oggi qui con noi. Buonasera Mauro. Ciao Mila, buonasera a tutti. Benvenuto, Mauro è allenatore degli Under 13 del Pescara, ma è anche un calciatore con lunghi trascorsi, Roma, Cagliari, Pescara e tante altre squadre. Poi abbiamo in collegamento, che vorrei salutare subito, il capitano della Primavera, Salvatore Trincali. Ciao Salvatore. Buonasera, buonasera. E abbiamo in collegamento con lui due ragazzi della squadra che più tardi farà le domande al calciatore ospite, ovvero gli esordienti 2008. Loro sono Cristian Gaetani e Fabio Calcamucci. Ciao ragazzi. Ciao. Si sono collegati in anticipo per interagire con Mauro Esposito. Allora Mauro, la prima cosa che ti chiedo, come va? Tu ti stai allenando comunque con i tuoi ragazzi perché partecipate a un campionato, anche se è fermo il campionato. Sì, fortunatamente almeno ci consentono di allenarci. Io alleno i ragazzi dell'Under 13 del Pescara. Purtroppo il campionato non è mai iniziato, però il fatto che dovevamo partecipare a un campionato nazionale, almeno questo ci consente di allenarci, almeno per i ragazzi è un motivo sempre di crescita, anche se mi rendo conto che per loro non è assolutamente facile, perché poi dopo non ci sono le partite, non possiamo fare neanche partite amichevoli e per loro diventa sempre più difficile, perché per i ragazzi, per ragazzi di 13 anni la partita è importantissima. E a proposito di partite che non si giocano, la Primavera del Pescara ne ha saltate due per 6 casi di Covid all'interno. Salvatore Trincali, capitano del Pescara, com'è la situazione? Stanno bene innanzitutto i positivi? Sì, sì, quelli che avevano dei sintomi comunque diciamo che stanno meglio rispetto a prima, e quelli asintomatici sono sempre in isolamento, tutti in isolamento sono, però meglio rispetto a prima, dai. Da quanto tempo che non vi allenate? Noi 2 settimane, dopo la partita dopo l'ultima partita contro il Napoli in casa, non ci siamo più allenati, diciamo. E avete saltato Frosinone e Virtus Entella, però la prossima partita, cioè la settimana prossima, perché avreste dovuto giocare il prossimo turno con l'Entella, la prossima partita la giocherete, vero? Sì, sì, dovremmo, sì, sì, negativi, dovremmo iniziare a allenarci dopo il tampone e poi penso che giocheremo, sì. Speriamo. Che dovrebbe essere sabato con lo Spezia, sì, sì. Sabato 3 aprile. O 2-3 aprile. Nel frattempo vi state allenando a casa, raccontaci. Sì, ci stiamo allenando a casa su Zoom, per quello che possiamo cerchiamo di mantenerci in forma, ci alleniamo almeno per non stare fermi. Quindi un allenamento pure teorico? Un motivo di... No, facciamo pure qualcosina... ci teniamo in movimento, ecco, per quello che possiamo a casa, gli spazi questi sono per tutti, però sempre meglio di stare fermi, è pure un motivo per stare insieme un'oretta al giorno, due, quindi pure per fare gruppo, è importante, diciamo. Mauro Esposito, che conosce bene la Primavera, una squadra prima in classifica che andava veramente come un treno, stava andando prima di questa pausa forzata, può rischiare psicologicamente uno stop, parlo di stop psicologico, un rallentamento psicologico dopo questo riposo forzato? Ma è normale che il problema c'è, però io conosco la maggior parte dei ragazzi che sono tutti, oltre ad essere tutti dei bravi calciatori, e lo stanno dimostrando stando prima in classifica, sono anche dei ragazzi intelligenti, quindi già il fatto, come diceva Salvatore, che comunque trovano il momento e lo spazio per allenarsi anche stando in una stanza come sta magari Salvatore al Convitto di 15 metri quadri, è bello, perché si vede che ci tengono e hanno sempre quella voglia di allenarsi. Certo, non sarà mai un allenamento come lo puoi fare al campo, non ci sarà la palla, però il fatto che vogliono stare sempre in allenamento, questo dimostra la crescita dei ragazzi e il grande lavoro che sta facendo anche per Luigi Iervese. Salvatore, quando tornerete in campo avrete una grande rabbia dentro,
come vi sentirete, come pensi? Più che altro rabbia, voglia, ecco, diciamo, di ricominciare, perché comunque per noi che siamo qui, logicamente il nostro primo pensiero è giocare il sabato, e noi comunque abbiamo un obiettivo e ci sta mancando, diciamo, il campo, però comunque allenandoci ci faremo trovare pronti. Sicuramente non sarà facile ricominciare, perché dopo 2 settimane, però questo non è assolutamente un problema. Anzi, abbiamo, come ho detto prima, più voglia di ricominciare. E intanto il Lecce, il vostro più agguerrito inseguitore, è stato sconfitto, proprio messo KO dalla Salernitana, quindi i risultati vi aiutano, è un segno del destino, può essere questo, no? Sicuramente tutte le partite sono difficili, come abbiamo visto anche il Lecce è andato a perdere 4-0 contro l'ultima in classifica, quindi non è niente scontato, ecco. Noi sì, sicuramente dobbiamo continuare così, perché stiamo facendo delle belle cose, ecco, no? Comunque siamo imbattuti e dobbiamo continuare così, dipende solo da noi fondamentalmente. Gli altri sono tutte delle squadre che ci possono mettere in difficoltà, però dipende solo da noi. Se noi giochiamo come sappiamo, entriamo in campo con, diciamo, la mentalità giusta, possiamo raggiungere l'obiettivo tranquillamente. Mauro, dove credi possa arrivare la primavera quest'anno? Ma loro devono ambire arrivare a vincere il campionato, perché se una squadra sta prima in classifica da quando è iniziato il campionato fino ad oggi, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, vuol dire che hanno dei valori, hanno delle doti tecniche notevoli, e loro devono cercare di arrivare fino alla fine per puntare a vincere il campionato. Ma sono sicuro che con il lavoro, con la dedizione tutti i giorni di andare al campo e di crescere, questo li può portare veramente a raggiungere un traguardo che per loro è importantissimo, ma è importante anche per la società. Io ho avuto la fortuna, e c'era peraltro Salvatore con me, con Zauri, quando abbiamo vinto quel campionato, abbiamo fatto un'annata strepitosa. E proprio colgo l'occasione che c'è Salvatore collegato, perché proprio pochi giorni fa l'ho incontrato, l'ho fermato al campo e gli ho fatto i complimenti, perché lui ha grande potenzialità, veramente può arrivare in alto. E 2 anni fa, quando abbiamo vinto il campionato noi con la Primavera, era uno che si lamentava spesso perché magari giocava poco, però io, lui lo può confermare, gli dicevo sempre che si doveva allenare sempre al 100%, perché poi dopo uno, se è bravo, è bravo, ne verrà fuori. E quindi quest'anno sono particolarmente contento che lui sta facendo un grande campionato, perché proprio non ha mollato, e le soddisfazioni che magari non ha avuto quell'anno quando abbiamo vinto se le ritrova oggi da protagonista. E infatti gli ho detto pure che addirittura adesso fa gol su punizione, no? E quindi vuol dire che veramente è cresciuto tantissimo e se lo merita. Avevi previsto tutto, Mauro? Ma sì, ma perché con i ragazzi è normale, quando giochi poco non sei soddisfatto, no? Però è lì che non devi mollare, è lì che devi avere la capacità sempre di vedere il lato positivo. E lui era uno che magari tendeva a rilassarsi un po' troppo, però poi col tempo, vedi, dimostra di essere un giocatore importante. Allora Salvatore, noi ti chiediamo di prima di tutto se vuoi rispondere a Mauro, e poi ti salutiamo. Vuoi rispondere? Sì, a Mauro? Sì, assolutamente, no, ha ragione su tutto quello che ha detto. Mi fa piacere, fanno piacere le sue parole, perché dette da lui soprattutto, perché quell'annata è stata importantissima, ci ha permesso di poi andare in Primavera 1, che è ancora un campionato molto più importante. E niente, quelle sono esperienze che servono. Io giustamente ero un po', diciamo, una testa un po' così i primi anni, nel senso che giustamente non giocavo, ero un po', mi abbattevo facilmente, però comunque i consigli del mister e di tutti mi sono serviti, perché giustamente uno non bisogna mai mollare, non bisogna mai mollare, ecco. Salvatore, allora, da capitano fai un saluto a tutta la squadra, al mister, con parole di incoraggiamento. Vai. Sì, noi ci auguriamo di tornare prima in campo al più presto possibile per continuare quello che abbiamo lasciato, diciamo, per recuperare tutte queste partite e per raggiungere il nostro obiettivo, che è la cosa più importante. Ci auguriamo questo e speriamo di tornare prima possibile.
Lo speriamo anche noi, grazie, grazie a Mauro Tringali, ti lasciamo ai tuoi allenamenti, agli allenamenti virtuali, grazie, in bocca al lupo alla primavera del Pescara. E adesso andiamo da Cristian Gaetani, vai con la tua domanda. Al tuo esordio da professionista, quale emozione hai provato? Ma l'emozione è tantissima quando esordisci in prima squadra, peraltro io l'ho fatto col Pescara, io avevo l'età tua, 12 anni quando sono arrivato a Pescara, quando ho lasciato la mia famiglia a Napoli per venire per raggiungere un sogno, no? Quello di diventare un calciatore un domani, e averlo fatto con la squadra dove poi mi ha lanciato, per me è stata un'emozione unica. Il Pescara per me è una seconda casa, è stata la società dove mi ha lanciato poi nel grande calcio, perciò l'emozione è stata veramente grande. Massimo, un amore iniziato, poi perso, poi ritrovato da calciatore e poi ancora l'allenatore con il Pescara. Eh sì, vabbè, ma lui è legato a filo doppio con questa città. Tra l'altro io lo ricordo l'esordio in prima squadra, mi pare, credo di non sbagliarmi, l'allenatore era Viscidi, vero Mauro? Sì, esatto. Era la trasferta in Reggio Emilia. Sì, Reggiana Pescara, sì. Reggiana Pescara, vabbè, insomma, sono passati tanti anni, 98, 97, 98, quindi è chiaro che Mauro poi ha fatto una carriera strepitosa per me. Secondo me poteva fare molto meglio perché aveva tutte le qualità, è stato anche sfortunato, diciamolo chiaramente. Però è una carriera top, è una carriera top. È stato uno degli attaccanti più forti della storia del Pescara recente, Non c'è dubbio alcuno. Cioè almeno io lo metto almeno posso dire che dopo Massimiliano Allegri sono stato quello che il Pescara ha incassato di più, se ti ricordi bene. Sì, all'Udinese. Assolutamente, assolutamente. No, ma è la verità. Sono i fatti che parlano, che sono insomma, fatti che dicono chiaramente, confermano le tue qualità. Io sono convinto che avresti potuto fare molto di più perché avevi un tasso tecnico superiore alla media e sei stato sfortunato, perché la verità è stata questa, anzi. Sì, magari se mi conforti anche tu, però c'è stato un momento della carriera in cui avresti potuto fare ancora di più il salto di qualità. No, hai perfettamente ragione, infatti l'unico rammarico che mi porto della mia carriera è appunto non aver fatto ancora meglio, perché io nell'apice della mia carriera a 26 anni mi rompo il ginocchio, certo. E l'anno dopo vado a giocare in una grande squadra alla Roma, certo. È lì che magari non sono riuscito a sfruttare le mie potenzialità, perché comunque venivo da un infortunio serio, non avevo recuperato al 100%, e quindi sai benissimo che quando vai in una grande società come la Roma non è che ti aspettano come magari lo potevo fare a Pescara, a Cagliari, all'Udinese dove sono stato. Una grande società, una grande squadra, devi dimostrare tutto e subito. Io non sono riuscito a farlo e da lì poi dopo non sono riuscito ad avere quei ritmi, diciamo, che ho avuto negli anni precedenti. Però ciò io mi porto tutto di bello della mia carriera, quindi, però hai perfettamente ragione che potevo fare, soprattutto negli ultimi anni, qualcosa in più. Fabio Calcamucci. Qual è stata la partita più importante? Beh, sicuramente, a parte, come dicevo prima, l'esordio da professionista col Pescara, l'esordio ce ne sono diversi, perché poi ho fatto l'esordio in Champions League, in Champions League a Manchester contro il Manchester United con la Roma, e poi come puoi non dimenticare, non ricordarti l'esordio nazionale, Italia-Slovenia, sono tre esordi dove porterò sempre nella mia memoria. Italia-Slovenia 1-0 per le qualificazioni mondiali 2006. Cioè, io ho fatto tutti gli esordi che ho fatto col Reggiana Pescara, Manchester United, Roma in Champions League, Slovenia, Italia in nazionale, tutti persi per 1-0. Tutti persi per 1-0. Comunque le soddisfazioni che non sei riuscito a prenderti come giocatore te le prenderai come allenatore, perché è quello che vuoi tu, no? Dal futuro. Ma adesso sono 5 anni che, grazie al presidente Sebastiani, faccio parte di questa splendida famiglia che è il Pescara, col settore giovanile. Adesso mi ci vedo a lavorare con i giovani, poi in futuro non lo so, non te lo so dire. 5 anni fa ti avrei detto che neanche avrei iniziato con i ragazzi, perché un conto è fare il calciatore,
un conto è fare l'allenatore, sono due mestieri totalmente diversi. Però il momento in cui poi ho provato, ho detto che per me il calcio era la mia passione, è la mia gioia, e non potevo stare al di fuori di un campo da calcio. E quando il presidente mi ha dato l'opportunità di allenare al settore giovanile, subito ho accettato. E 5 anni fa, e sono 5 anni adesso che ne faccio parte, e sono veramente molto contento, perché lavorare con i giovani veramente dà soddisfazioni, perché se dici qualcosa, insegni qualcosa a un ragazzo, sei sicuro che loro vogliono apprendere. Magari un ragazzo già affermato non gli puoi insegnare i trucchi, la formazione a un ragazzo, quindi per adesso mi ci vedo totalmente a lavorare con i giovani. Cristian, la tua domanda? Sì, quando eri piccolo a chi ti ispiravi? Ma io ho vissuto all'era di Maradona, quindi mio padre mi portava allo stadio a vedere il giocatore più forte del mondo che è stato, no? Certo non mi ispiravo a lui perché lui era, è stato il numero uno al mondo, però ci sono state due che seguivo particolarmente, che erano Roberto Baggio e Gianfranco Zola, che poi ho avuto la fortuna di giocarci anche insieme. E quando ho saputo che veniva a Cagliari a giocare nel Cagliari, io allora giocavo al Cagliari, la prima cosa quando l'ho conosciuto io ho detto subito questa cosa qui, perché per me solo a parlarci era un'emozione unica. Ma ragazzi, voi Maradona lo avete visto purtroppo giocare in qualche filmato, ne avete sentito parlare? Chiedo a tutti e due. Sì. Fabio, lo hai visto giocare oppure te ne hanno parlato? No, l'ho visto giocare nei video. E tu, Cristian? Anche io. Perché purtroppo ho fatto 3 nomi, Maradona, sì, Baggio e Zola, che loro sicuramente non ancora nascevano. Sì. Però oggi non sono neanche paragonabili ai vari Ronaldo, sì, Messi, che loro magari conoscono. Sì. Perché sono stati veramente dei giocatori dei fuoriclasse, unici, esatto. La tua domanda, Fabio, la tua seconda domanda per Mauro Esposito? Poi dei consigli per diventare un ottimo giocatore. Ma i consigli oggi all'età tua è quella di divertirti. Divertirti sempre, andare alla io alleno i ragazzi dell'età tua. E la prima cosa che gli dico e gli dico sempre, magari sarò anche ripetitivo, è che quando entrano in campo, nel momento in cui arrivano al campo, loro si devono divertire e devono avere la gioia di giocare a calcio. Quella è la prima cosa all'età tua, perché oggi non lo sai se un domani potrai diventare un calciatore, non lo sai, però se c'hai una possibilità su 1000 di diventarlo, è che ti devi impegnare sempre al 100%. Ogni giorno ci devi mettere un qualcosina in più negli allenamenti. E soprattutto all'età tua, perché oggi è importantissimo questo. Poi se sarai anche bravo, fortunato, ci vuole tutto poi per diventare calciatore, però oggi l'unico consiglio che ti posso dare, che è quello importantissimo per me, è che vai al campo con gioia di divertirti, con la gioia di divertirti e di migliorarti ogni giorno. Bene, grazie Mauro. Ragazzi, grazie, noi vi lasciamo andare per adesso, perché poi tornerete in collegamento Zoom insieme ai vostri compagni, al vostro mister, per incontrare il calciatore che sarà ospite oggi, che possiamo già dirlo. Massimo, vuoi annunciarlo tu? Massimo? C'è il microfono spento. Sì. No, ma è giusto che lo faccia tu, Mila. Dai. Magari tu la pronuncia, ce l'hai migliore, perché col danese non me la cavo tanto bene, non lo so. Ma io lo pronuncio così come lo leggo, Sorensen. Sì, Fredrik Sorensen. Fredrik Sorensen, un Fredrik che ha già giocato nel Pescara, però al posto della K la C finiva con la C normale, cioè Fredrik Massara. Ah sì, è vero, sempre giusto per parlare di calciatori del passato. Mauro, anche la tua strada si è incrociata con quella di Massara come dirigente, come... No, io arrivai a Pescara nel 92, quando loro facevano il raccattapalla, gli raccoglievo la palla a Massara. Per me già quella era una grande emozione.
Ma tu te lo ricordi, Massimo, tu che ti ricordi tutto, ti ricordi anche Mauro Esposito raccattapalle all'Adriatico, cornacchia? No, non lo ricordo, però sentivo parlare di questo enfant prodige, perché era definito così, Mauro Esposito era ragazzino e se ne parlava già nel settore giovanile, quando aveva 12-13 anni. Tra l'altro, credo portato a Pescara, correggimi se sbaglio, proprio da Antonio Oliveri, o mi sbaglio? No, mi portò Pierpaolo Marino. Ah, Pierpaolo Marino, però diciamo... Però che... c'era Olivieri che stravedeva per me. Ecco, infatti, mi ricordavo questa cosa qui. Ci hanno visto lungo entrambi, perché poi la carriera è stata fantastica. E io volevo proprio riallacciarmi per un attimo, volevo raccontare un breve aneddoto, se lo consenti. Prego, Mina. Mauro. Perché prima ha citato Gianfranco Zola, Mauro Esposito, con il quale ha giocato a Cagliari. Io ricordo quella partita a Cagliari-Pescara. Era il settembre del 2003, Pescara era appena ritornato in B con 3-0, vero? A Cagliari dici? No, a Tempio Pausani. Esatto, si giocò. Sì. Me lo ricordo come se fosse ieri, perché io andai, tra l'altro era settembre e faceva un freddo incredibile. Sì, l'unico posto della Sardegna dove fa freddo. Sì, infatti, perché insomma era ancora estate, mi ricordo un freddo polare, e l'aneddoto legato a Zola, grande persona per me, Mina, perché io ricordo che stavo lì ad attendere Zola per l'intervista, ero l'ultimo, credo che fossi anche l'unico di Pescara in quella prima giornata, e insomma finiscono tutte le interviste e Zola mi guardava giustamente e io ho chiesto all'addetto stampa: posso fare una domanda a Gianfranco Zola? E no, dobbiamo andare. Invece Zola è stato talmente signore che ha detto all'addetto stampa: no, io ho fatto l'intervista a tutti, quindi è giusto che faccia un'intervista anche con questo ragazzo. Quindi ricorderò per sempre Zola per questo compagno. Hai perfettamente ragione, Massimo. Io il giocatore lo conosciamo tutti. Ma io ho conosciuto una persona straordinaria, sempre gentile con tutti, sempre a dare una parola di conforto a tutti quanti. E ancora oggi è uno dei pochi giocatori, magari ex giocatori, che sento e che mi risponde a qualsiasi momento. Veramente una persona eccezionale. Allenatore oggi, Zola. E invece io volevo approfittare della presenza di questi due grossi calibri a cui c'è il campione in attesa dell'arrivo del calciatore dei ragazzi per parlare del Pescara. Tu, Massimo, hai nominato poco fa Antonio Oliveri, hai avuto proprio uno scoop nella tua trasmissione con l'intervista all'ex vicepresidente del Pescara. Partendo dalle sue considerazioni, come valuti il momento del Pescara? Lui diceva che è quasi una situazione di fortuna, che o la va o la spacca. Ha ragione, secondo me, o la va o la spacca. Poi la precisa domanda di Giancarlo Febbo, che era ospite in trasmissione insieme con Pierpaolo Marchetti: sarebbe il caso di sacrificare qualche giocatore della rosa? Io non dico togliere, però sacrificare. Oliveri ha proprio detto questo: sì, in questo momento bisogna puntare su un nucleo ristretto di calciatori che ci credono. O la va o la spacca, tanto peggio della retrocessione dal punto di vista sportivo, calcistico, in una stagione non c'è altro, cioè qui o si vive o si muore dal punto di vista calcistico, quindi sarebbe opportuno fare questo tipo di scelte. Ci vogliono decisioni forti, decisioni coraggiose. Non so se poi andrà così, se insomma prenderanno queste decisioni in merito i dirigenti del Pescara, però è chiaro che è una situazione molto difficile e complicata, Mila. Adesso il Pescara sia un lumicino di speranza da coltivare, ma alla ripresa devi battere per forza di cose il Pisa per cercare ancora di sperare, cioè non è che hai risolto i problemi, assolutamente. Mauro Esposito come la vede? Ma io sono ancora fiducioso, è normale che, come diceva Massimo, partite in cui puoi sbagliare adesso veramente non ce ne sono, o perlomeno ce ne sono poche. È normale che adesso Grassadonia si deve affidare su giocatori dove gli danno maggiori garanzie, non è che può fare ancora esperimenti. Quei giocatori dove saranno 13-14 che gli danno maggiori garanzie,
deve puntare su di loro, ma io penso che i giocatori stessi lo vogliono, perché comunque sono 6 punti dai play-out, c'è ancora il tempo per rimediare. È normale che alla ripresa, come diceva appunto Massimo, col Pisa devi cercare di vincere a tutti i costi. Massimo, una pausa in questo momento è opportuna o no, secondo te? Penso proprio di sì. La sosta è provvidenziale, perché è chiaro che la sconfitta interna con l'Ascoli, Mila, è stata una botta tremenda sotto il profilo psicologico, ha lasciato il segno. La sconfitta di Vicenza è la conseguenza purtroppo del KO casalingo con l'Ascoli, lì te la sei giocata anche un po' male, insomma, in 10 uomini. Secondo me è stato un azzardo quello di sostituire un centrocampista a pochi minuti dalla fine come Busellato per far entrare Macin, cioè, o meglio, Macin d'accordo, però al posto di una punta. Eravamo sul 2-2 e secondo me quello è stato un azzardo pagato a caro prezzo. E quindi è chiaro che poi dopo qualche giorno andare a Vicenza, la squadra era esangue, senza carica agonistica, è come se non fosse entrata in campo, quindi ha lasciato il segno quella sconfitta, ed è naturale che questa sosta giunga nel momento proprio più provvidenziale, anche se poi insomma non è che ci si possa attaccare solo alla sosta. Adesso bisogna davvero, davvero correre, non si può più sbagliare, come diceva Mauro. Che poi ne parlavamo prima all'inizio della trasmissione, anche Mauro diceva che la sconfitta contro l'Ascoli è stata proprio quella che ha dato psicologicamente il KO al Pescara. Beh, sicuramente, anzi io ti dirò, mi era piaciuta la reazione che aveva avuto anche la squadra, no? Stando in 10 comunque cercava la vittoria, ed era stata fortunata ma anche brava ad andare anche in vantaggio quella partita. Però poi dopo, al momento in cui ti raggiungono, ti fanno il pareggio, e lì devi cercare di non perdere. Quel 3-2 finale è stata veramente una mazzata, e come diceva Massimo, e poi è stata una conseguenza della partita dopo 3 giorni a Vicenza, perché poi lì si è vista una squadra che non aveva, senza carattere, un po' demoralizzata, no? Ma quello perché è dovuto al fatto della sconfitta della partita con l'Ascoli. Gli allenatori, Massimo, ognuno degli allenatori che è arrivato a Pescara quest'anno ha fatto bene per le prime settimane, le prime gare, ha avuto un'impennata la squadra, poi perché tutti quanti ripiombano nella crisi, secondo te? Ma è chiaro che quando parli di una stagione del genere, è chiaro che le colpe sono della società, ma la società sa benissimo, ci sono stati degli errori a monte dopo lo spareggio con il Perugia, lì bisognava, adesso è facile dirlo, però bisognava fare una rivoluzione, perché quella squadra comunque era retrocessa sul campo ed si è salvata meritatamente, dobbiamo dire, perché nelle 2 partite dei play-out, secondo me, Sottil ha fatto un grandissimo lavoro, soprattutto la partita di ritorno col Perugia, una delle più belle degli ultimi anni, anche se l'ha persa sul campo. Poi ci sono stati i rigori che hanno arriso al Pescara, ci sono stati degli errori nella costruzione, secondo me è stato sbagliato l'allenatore inizialmente, poi quando è arrivato Breda è stato bravo a capovolgere subito la situazione. Però è durato tutto questo soltanto 8 partite, 12 punti in 8 partite, che sono tantissimi. Poi c'è stato il mercato, altri errori nel mercato di gennaio, è arrivato Grassadonia che ha fatto bene nelle prime 3 partite, 5 punti, squadra imbattuta, invece nelle ultime 4 un solo misero punto e 3 sconfitte. È chiaro che quando parli di questa stagione gli errori sono stati tanti, Mila, cioè la società ha le sue principali responsabilità, per carità, ma anche gli allenatori evidentemente, cioè non possiamo nasconderci dietro il classico dito, e poi una percentuale di responsabilità va scritta anche ai giocatori, per carità. Mauro, da Pillon a Grassadonia, chi era secondo te l'allenatore più, o chi era o chi è l'allenatore più adatto per il Pescara? Ma Pillon forse non era l'allenatore adatto per il Pescara, però è stato quello che ci ha portato un passo dalla Serie A, quindi ha fatto un lavoro straordinario e gli si deve dare grande merito. Poi è normale, quando le cose vanno male è difficile dire qual è un allenatore adatto. Io oggi ti dico che dobbiamo cercare in tutti i modi di cercare di salvarci quest'anno, anche se mi rendo conto che è difficile, però
c'è la possibilità ancora, mancano ancora tante partite e quindi i ragazzi, la squadra, l'allenatore ci devono provare, come penso che faranno. Poi a fine anno si tireranno le somme, come diceva Massimo, quando le cose vanno male tutti sbagliano, dalla società agli allenatori ai giocatori, però se noi finiamo alla grande questo campionato, come me lo auguro, poi l'anno prossimo o nel bene o nel male si deve cercare di fare un po' di piazza pulita. Allora, siccome sta per collegarsi il calciatore Sorensen insieme agli esordienti 2008, io direi di riavviarci verso il mondo giovanile del Pescara parlando di questo vivaio dell'attività giovanile in generale, delle scuole calcio. È un mondo molto florido che, a parte adesso le restrizioni del Covid, ma funziona molto bene, Mauro. Ma noi, io ti posso dire che in questi ultimi 5 anni la società, noi stiamo lavorando veramente bene, e il fatto che abbiamo consensi positivi da tutta Italia, questo per noi, per la società, è un motivo di grande orgoglio. Il fatto che riusciamo a valorizzare i ragazzi e venderli magari a società più importanti di quelle del Pescara, questo vuol dire che la società è attenta al settore giovanile, ci sono direttori capaci per portare avanti un lavoro fatto bene e ci sono allenatori competenti dove fanno crescere i ragazzi nella maniera giusta. Ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene. Ecco perché mi auguro che veramente quest'anno riusciamo a fare questo miracolo per salvarci, perché buttare all'aria un lavoro di tanti anni nel settore giovanile veramente sarebbe un peccato enorme. E poi c'è questa primavera, ne abbiamo parlato poco fa, prima in classifica. Vorrei che ti associassi a questo discorso, Massimo. Ecco, riavvio l'audio. Sì, no, infatti sarebbe un peccato. È chiaro che adesso hai fatto tanto per creare un piccolo gioiello, no? Il settore giovanile del Pescara può essere definito un piccolo gioiello, tanti anni di lavoro, tanti allenatori preparati che formano i giovani. È chiaro che la retrocessione sarebbe deleteria sotto tutti i punti di vista. E quindi io mi auguro, è chiaro che insomma adesso dobbiamo sperare, però ci sono 8 partite. Il settore giovanile è la linfa per una prima squadra e quindi sarebbe come perdere tanti anni di lavoro, no? Con tanto sacrificio, dedizione e passione. Quindi speriamo davvero che questo non avvenga, perché sarebbe per una città come Pescara, per una società come Pescara, perché società provinciali, Mila, devono proprio puntare sul settore giovanile. E quindi è stato fatto un grande lavoro, noi non possiamo che augurarci che tutto volga al meglio. Ecco. Bene, grazie Massimo, ringrazio anche Mauro Esposito, che tra poco lascerà il posto a Frederik Sorensen, che sarà comunque in collegamento Zoom. E grazie per essere stato con noi. Grazie. Bocca a te, al lupo, Mila, per sempre la tua un squadra. Piacere. Ciao Massimo. Anche per noi è un grande piacere. Tra l'altro, ciao, ecco, carissimo, ciao, possiamo dare un messaggio di forza e di speranza. Tu hai avuto il Covid, ne sei uscito vincente. Ma purtroppo è un virus bastardo, si può dire, no? Che bisogna stare attenti. Io sono stato fortunato che ho avuto come sintomo soltanto la febbre e ne sono uscito fuori. Però la preoccupazione l'ho sempre avuta, quindi io starò sempre attento e mi auguro che tutti stanno attenti purché questo virus scompaia al più presto possibile, perché dobbiamo tornare a una vita normale e a tornare a gioire. Allora, grazie ancora a Mauro Esposito. Massimo, grazie a te, Mila. Massimo, tu resta collegato. E tra poco torneremo in studio con gli esordienti 2008, il calciatore Frederik Sorensen del Pescara. Introduciamo questa squadra, quella degli esordienti 2008 appunto, con l'allenatore Fabio D'Antonio, intervistato sul campo da Luca Teseo.
Mister D'Antonio, le attività vanno avanti, le attività di base della Pescara Calcio, non senza qualche difficoltà, ma comunque queste sono sopperite dal fatto che la società vi è vicina e che voi vi siete organizzati bene. Sì, hai detto bene, la società ci ha dato questa grande possibilità comunque di continuare gli allenamenti nonostante tutte le restrizioni purtroppo dovute al Covid, quindi questa situazione purtroppo un po' negativa per tutti quanti. Però ecco, abbiamo la possibilità con il nostro gruppo 2008 di continuare l'attività. Noi di per sé purtroppo per questa situazione abbiamo già modificato quello che è il nostro metodo di lavoro, però utilizziamo delle esercitazioni che li portano proprio a stimolarli, però manca assolutamente quello che è il discorso della partita. La loro fascia d'età termina il ciclo che è della scuola calcio e quindi poi entrano in discorso di settore giovanile, però è un'età dove coincide anche il discorso della crescita, quindi non solo sotto il profilo tecnico ma una crescita anche sotto il profilo fisico, e questo non avviene per tutti quanti, quindi c'è chi cresce prima e chi cresce dopo, quindi ecco, fare una valutazione ben precisa credo che sia ancora presto. Il discorso genitori è sempre un discorso delicato. Noi abbiamo un ottimo rapporto anche perché abbiamo dei dirigenti che ci fanno da tramite, tra quelli che diciamo siamo noi tecnici, allenatori e collaboratori, quelli che sono diciamo, i genitori. Però ci organizziamo anche durante l'anno con diverse riunioni che attualmente non si possono fare, però solitamente utilizziamo sempre quelle 2-3 riunioni durante l'anno proprio per vedere quelli che sono gli andamenti sotto tutti i punti di vista. Non a caso ultimamente abbiamo chiesto anche le pagelline scolastiche, che credo sia importante. E dalla Cittadella dello Sport con intervista a Mister D'Antonio, torniamo in studio a Rete 8 per il collegamento Zoom con gli esordienti 2008. Salutiamo Mister D'Antonio, salutiamo il dirigente accompagnatore Leonardo Gaetani e tutti i ragazzi. Ciao, benvenuti. Ciao Mila, grazie. Ciao, buonasera. Grazie a voi, ciao, e salutiamo il calciatore del Pescara, ospite questa sera, Fredrik Sørensen. Ciao Fredrik. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Io direi di iniziare subito con te, poi continueremo a parlare degli esordienti 2008 alla Cittadella dello Sport perché abbiamo un altro servizio da mostrarvi. Volevo chiedere ad un ragazzo, a Luciano Ciccotelli, come stai vivendo questo momento? Lockdown in casa, scuola a casa, però almeno potete allenarvi ancora. Sì, ovviamente allenarsi è una cosa positiva perché si può fare sport, comunque si può continuare sempre con gli allenamenti e ci si tiene sempre in forma. Bene. Fredrik, quanto era importante l'allenamento, il rapporto con il calcio quando tu avevi 12 anni? No, secondo me era fondamentale, nel senso che comunque io giocavo sempre in una squadra che non appartiva a quella dove andavo a scuola, quindi c'è cioè, un ambito del calcio, cioè, avevo degli amici, siccome che avevo anche nella scuola, quindi secondo me era un grande cerchio di provare a fare gli amicizi con tutti, chiaramente, però è chiaro che con i giochi a calcio è più importante il gruppo in cui partecipi, e questo per i ragazzi è fondamentale secondo me. La scuola calcio in Danimarca, quanto è diversa dalla scuola calcio italiana? Ma diciamo che adesso negli ultimi anni è un po' più strutturata, sicuramente qui in Italia sono più strutturati secondo me, a livello anche professionistico. Poi è chiaro che il settore giovanile si migliorano sempre, è chiaro che in Danimarca fino a 7-8 anni fa c'erano pochissimi
Centro sportivi buoni, e adesso comunque sono immediati anche su quello, e il settore giovanile migliora anno per anno. Sì. Massimo Profeta. Sì, buonasera Frederick. Buonasera, okay. Frederick Sorensen, giocatore del Pescara danese. Ricordiamo che tra poco saranno 29 primavere, nato il 14 aprile 1992, tra l'altro nel 92 la Danimarca fu incoronata campione d'Europa, e in quella Danimarca c'era John Sivebæk, che è stato un calciatore del Pescara, il primo danese, diciamo, arrivato a Pescara. Ha giocato in Serie A nel 92-93, nel 93-94 in Serie B. L'altro danese Nielsen, che tra l'altro era assistito da Sivebæk, e poi in questa squadra c'è anche Odegaard. Ma tornando a Sorensen, arriva nell'estate 2010, approda alla Juventus, la Juventus allenata da Del Neri, naturalmente aveva soltanto 18 anni, comincia con la primavera, c'erano giovani promesse come Giannetti, Buchel, Spinazzola, l'abruzzese Giandonato, si mette subito in evidenza, tant'è che Del Neri lo lancia in prima squadra, panchina con il Milan e poi l'esordio dal primo minuto il 7 novembre 2010 contro il Cesena, Juventus Cesena 3-1, le reti di Del Piero sul rigore, Quagliarella e di Iaquinta, che tra l'altro ha avuto anche trascorsi in Abruzzo nel Castel di Sangro. La domenica successiva, il 7 novembre, il 13 novembre, chiedo scusa, Del Neri lo conferma titolare, ma lo sposta nel ruolo di terzino destro, quindi deve a Del Neri, diciamo, la trasformazione. Lui può giocare in vari ruoli nel cuore del reparto arretrato, però insomma Del Neri vede in Sorensen un giocatore giusto sulla fascia destra, tant'è che gioca titolare in Juve-Roma 1-1. In totale in quella stagione 17 presenze, di cui 12 da titolare, a soli 18 anni, insomma un grande avvenire per Sorensen, una partenza da urlo se vogliamo, perché non è da tutti giocare titolare nella Juventus. Tra l'altro la curiosità, Mila, è che in quella Juve c'era anche Fabio Grosso, e infatti in Juve-Roma, per esempio, quando giocò per la prima volta da terzino destro, il terzino destro era Sorensen, il terzino sinistro il nostro Fabio Grosso, che è il neo allenatore del Frosinone. La stagione successiva la Juve si affida a Conte e riesce a collezionare soltanto una presenza in Coppa Italia a dicembre contro il Bologna, guarda caso la prossima destinazione di Sorensen a gennaio 2012, infatti si trasferisce nel club felsineo sempre in Serie A, primo gol alla prima presenza in casa contro il Palermo, segna Sorensen la rete del momentaneo vantaggio, finisce 3-1 per il Palermo, che era allenato da Bortolo Mutti, era il primo aprile 2012. Due presenze, due partite in quella stagione 2012-2013, sempre a Bologna con il Bologna appunto di Stefano Pioli, è una stagione importante da protagonista, 27 presenze, Coppa Italia compresa, un gol nel derby col Parma che il Bologna perde 2-1 in casa, anche in questo caso Sorensen realizza la rete del momentaneo vantaggio, poi le reti firmate da Valdés e Nicola Sansone, questo è proprio il gol segnato al Parma, lo stiamo vedendo, perché segna un gol da centravanti di razza se vogliamo Sorensen, un bel gol, il gol del momentaneo vantaggio. Poi il 3 febbraio, sempre di quella stagione, ha affrontato il Pescara, perché all'andata non giocò a Bologna, gol di Quintero, il gol del pareggio, il Pescara era allenato da Giovanni Stroppa, nella gara di ritorno il Bologna si impone all'Adriatico Giovanni Cordacchia, Sorensen titolare, per 3-2, era il Pescara allenato da Cristiano Bergogni, e gioca da centrale di destra, perché nel 3-4-1-2, 3-5-2 che dir si voglia di Pioli, lui ha spesso giocato nel ruolo di centrale di destra. Nel 2013-2014 Pioli a Bologna viene esonerato a fine girone di andata, arriva Ballardini, il Bologna retrocede in B, in totale 15 presenze in campionato, una in Coppa Italia. Nel 2014-2015 approda a Verona, sempre in Serie A, allenatore Andrea Mandormini, 11 presenze, una in Coppa Italia. Arriviamo all'estate 2015, quando il Colonia, club importante di Bundesliga, massimo campionato
campionato tedesco, lo acquista dalla Juventus credo per 2,5 milioni di euro e disputa dei campionati da protagonista, perché il primo anno 24 presenze, il secondo 33, il terzo 35 con 4 gettoni anche in Europa League. Poi il Colonia retrocede, rimane 6 presenze e nel 2019-2020 viene ceduto in prestito allo Young Boys, dunque massimo campionato svizzero, 25 presenze, coppe comprese, disputa anche un preliminare di Champions League, gioca in Europa League, ma si fa male e dovrà operarsi al ginocchio a gennaio. Salterà 15 partite, però vincerà il campionato con lo Young Boys, farà il suo rientro il 3 agosto del 2020 contro il San Gallo. Poi torna al Colonia, il Colonia giocherà 3 partite, un paio credo da titolare, comunque l'ultima il 3 ottobre contro il Borussia Mönchengladbach, finisce diciamo così il matrimonio con il Colonia, tant'è che a gennaio risolve il rapporto e si trasferisce a Pescara, contratto se non vado errato sino al 30 giugno 2022, con la Pescara gioca 5 partite, 4 da titolare, esordisce a Salerno lo scorso 23 gennaio, ha avuto qualche contrattempo di natura fisica, è tornato titolare nell'infausta partita di Vicenza, l'ultima giocata dal Pescara, in nazionale ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, 17 presenze in Under 21, ma anche una presenza nella prima squadra, nella nazionale maggiore, il 6 giugno 2017, Danimarca-Germania, 1-1, i gol di Eriksen, che gioca attualmente all'Inter, il pareggio di Kimmich, lui prende il posto al 66esimo di Durmisi, che è un giocatore di proprietà della Lazio che è stato prestato alla Salernitana. Credo che sia una presenza che lui ricorderà per molto tempo, l'unica presenza con la nazionale maggiore. Questa è la carriera di Frederik Sørensen. Frederik, che cosa provi sentendo parlare di te e di tutte queste tappe della tua carriera a livello internazionale? Ah, diciamo che mi sono fatto delle belle esperienze. Secondo me, cioè, diciamo che i primi anni della Juve, soprattutto, ho imparato come si vive come professionista, avendo i campioni d'intorno tutti i giorni. Sicuramente quella mi sono portato indietro per tutto il percorso che ho fatto. Ho proprio imparato come si deve lavorare tutti i giorni, sodo e comunque, cioè comunque lavorare duro durante la settimana per poi fare bene fine settimana, che è l'unico conto che conta. Poi ho fatto delle belle esperienze anche in Europa, ho visto tanti stadi diversi e quindi sicuramente sono tutte belle esperienze. A proposito di campioni di cui parlavi, c'è una dichiarazione tua che gira su internet, le parole di Del Piero: mi disse che se ero lì alla Juve un motivo c'era. Sì, no, è vero, era proprio come diceva prima, la prima partita contro Cesena, che era ovviamente il primo da titolare, mi ha messo da parte in spogliatoio prima della partita, mi disse così, è chiaro che uno a 18 anni non capivo benissimo l'italiano, ma quelle parole lì entravano proprio chiaramente e quindi da lì non mi sono guardato indietro, mi ha dato forza e coraggio per poi andare fuori a fare la prestazione. Adesso iniziamo la serie di domande dei nostri baby ospiti. Fabio Calcamucci, la tua domanda per Frederik Sørensen. Oltre al calcio, quale passione avevi da bambino? Ma da bambino, è chiaro che ero molto focalizzato al calcio, però mi piace anche un sacco la cucina, anche quando ero piccolo ho sempre cercato di provare altre culture di cibo, così è una cosa che già da piccolo avevo molto concentrato anche sulle altre cucine, così ormai è diventato anche una passione quello. Sì. E adesso cucini ancora? Sì. Italiano o danese? Ma un po' misto. Cioè, il bello è che quando viaggi, ultimamente non si può viaggiare, ma prendere un po' spunto a tutte le culture dove vai. Adesso ho vissuto anche 5 anni in Germania, che comunque anche loro hanno un cucino un po' diverso rispetto all'italiano, però
diciamo che ovunque il mondo giri, la cucina italiana è in top 2 di tutti i paesi, diciamo. Della cucina, quindi cucino anche italiano. Della cucina abruzzese hai imparato già qualcosa? Ma un pochino, cioè, mi piace molto quando vai al bar, per esempio, che ti riempiono i brioche al momento, cioè è una cosa che non avevo mai visto prima. Mi hanno detto che è una cosa qui di Abruzzo, di Pescara, mi piace molto. Allora, continuiamo con le domande. Alessandro Candeloro. Visto che hai giocato in diversi campionati, che differenza hai trovato tra il calcio italiano e il calcio estero? Sì, diciamo che il calcio italiano è molto, reputato anche molto tattico. Diciamo che quando ho fatto i primi 5 anni in Italia ho migliorato un sacco su quel punto di vista. Andando poi in Germania a giocare, sentivo anche proprio, cioè, la scuola italiana che mi aveva insegnato bene, avevo un vantaggio tattico rispetto agli altri giocatori in Germania, e quello sicuramente è una cosa che nasce qui in Italia, per cui cioè, diciamo che in Germania è molto più esplosivo, molto più avanti e indietro, mentre in Italia magari c'è un po' più di tattica in generale. Luciano Ciccotelli. È stato difficile conciliare il calcio con gli studi? Sì, diciamo che ho fatto tanti sacrifici. Sono uscito a scuola a fare, sono laureato, e poi a 15 anni ho dovuto fare una scelta, si chiamava la scuola o combinare la scuola e il calcio. Ho scelto di combinare la scuola e il calcio, dove andavo via di casa alle 7 di mattina e rientravo la sera alle 9. Prendendo i treni avanti e indietro più di 60 km ogni andata e ritorno. Diciamo che io ho sempre provato a fare il massimo per cercare di anche fare studi. Poi è chiaro che sono arrivato alla Juve a 18 anni e ho dovuto fare una scelta, e lì ho scelto il calcio invece di puntare sugli studi, diciamo. Francesco De Clerico. Buonasera, volevo chiedere se è rimasto in contatto ancora con gli amici d'infanzia nella sua scuola calcio. Buonasera, sì, cioè, li sento ancora alcuni amici. Secondo me, quando poi entri in un mondo un po' dove diventi una faccia conosciuta, è bello sapere che hai degli amici d'infanzia a casa che ti accettano come eri anche prima. È chiaro che molte cose cambiano e quando diventi una persona al pubblico, però secondo me una delle cose più belle è i rapporti che hai avuto da infanzia con gli amici stretti che comunque ti perseguono per tutta la vita, e questo è sicuramente è bello, essendo ancora alcuni amici di infanzia. Sì. Isaac Di Cocco. È stato difficile per te lasciare la famiglia per andare a giocare a calcio? Sì, è stato molto duro. Diciamo che a 18 anni trovarsi in un paese sconosciuta, un lingua diverso, tutto da solo, vivendo in hotel con gli altri 25 ragazzi italiani, è stato sicuramente duro. Però io, cioè, ho sempre provato a cercare il positivo e mi sono messo subito a imparare l'italiano, e ci ho messo mezzo anno, direi, per capire un po', farmi capire, però è chiaro che i sacrifici ho fatto anche da parte della mia famiglia, però come sono venuto oggi sono contento di averle fatto, non ho assolutamente rimpianti, però sì, è stato molto difficile. Alessandro. Grazie. Ferrante. Buonasera a tutti, io volevo chiederti in questo periodo, cioè, se è difficile giocare senza il pubblico che ti sostiene. Sì, è difficile. Adesso mi ricordo che anche quando ero giovane comunque non c'erano tante persone, ma comunque c'erano magari i genitori da vedere, o comunque c'erano poche persone. Diciamo che inizi a giocare, cioè, senza tifosi, e poi è chiaro che quando crei una situazione dove sono i tifosi allo stadio, soprattutto in Germania dove tutti gli stadi sono veramente pieni, e vengono, noi a Colonia avevamo 50.000, è chiaro che diventi dipendente di quella adrenalina lì,
e poi dopo è difficile tornare indietro dove non ci sono più i tifosi. E, diciamo che magari manca l'ultimo 2-3% di dare ancora di più, perché magari i tifosi ti spingono verso fare una scivolata in più o comunque cioè, fare ancora meglio che puoi. Sì, quindi ci mancano, credo, tutti. Massimo, visto che Alessandro ha toccato un tema di estrema attualità, rimaniamo un attimo nel Pescara attuale. L'impatto di Sorensen con la nuova realtà, l'entusiasmo di tornare a giocare in Italia, però anche le difficoltà di dover contribuire a una salvezza. Come ha affrontato tutto questo, Frederick, secondo te? Ma secondo me ha affrontato molto bene, perché noi non ci dimentichiamo, io prima sinceramente non ricordavo bene neanche la sua carriera, perché comunque lui ha fatto sempre la Serie A e noi non l'abbiamo fatta per molti anni, no? Quindi lui ha fatto davvero una carriera da big, perché andare alla Juventus a 18 anni, convincere subito l'allenatore di turno del Neri, secondo me è stato molto importante nella sua carriera, poi con tutte le difficoltà che stava ricordando, no? Giovanissimo, un'altra lingua completamente diversa, altre abitudini, altre situazioni, giovanissimo, ripeto, 18 anni non è facile, quindi secondo me ha avuto un grande carattere, un grande temperamento, e poi la carriera sua parla chiaramente, cioè ha sempre giocato in Serie A, in club importanti, sia in Italia che all'estero. Lui secondo me si è calato bene in questa realtà, peccato per quelle 3-4 partite che non ha potuto giocare per motivi di natura fisica, però è tornato integro e secondo me potrà dare una grande mano, ma soprattutto sul piano della personalità, perché dal punto di vista proprio del giocatore non ci sono dubbi, cioè stiamo parlando di un calciatore importante che ha avuto trascorsi importanti. Grazie Massimo. Morgan Fiorile, a te. Ciao Frederick, a che età hai capito di fare il calciatore professionista? Ciao, l'ho capito 3 giorni prima che sono andato alla Juve, nel senso che mi hanno offerto di fare un anno di prestito, perché io non ero sicuro di volerlo fare, io volevo finire i miei studi, però un direttore sportivo all'epoca, quando giocavo lì in Danimarca, mi ha detto: la Juve ti chiamo solo una volta, e lì avevo capito che ho dovuto almeno fare un anno di prova, e poi si vedeva come poi andava. È chiaro che io ero molto indeciso fra la scuola e il calcio, però alla fine ho scelto di fare il calciatore, però diciamo che avevo i miei dubbi, anche se era un sogno da piccolo di diventare calciatore, però è sempre diverso quando ti trovi davanti e hai così tanti punti in domanda come avevo io quella volta. Proseguiamo con Alessandro Gasbarri. Buonasera, preferisci il calcio italiano o quello danese? Ma sicuramente quello italiano, cioè, diciamo che non ho mai giocato neanche professionistica in Danimarca, quindi non so neanche come sia il livello e come sia, cioè, lo vedo solo da tifoso da fuori, però quando sono arrivato qui in Italia mi piace quel modo in cui lavorano tatticamente, il cuore del dettaglio per le gare, così, cioè, una roba che non abbiamo in Danimarca, e quindi non ho tanto confronto rispetto in Danimarca, perché non ho mai giocato professionistica in Danimarca, quindi scelgo l'Italia. Cristian Gaspari. Buonasera, io volevo chiederti: com'è stato giocare con la maglia della Juventus? Ma è stato sicuramente bello, ma come dicevo prima è un onore aver giocato per una società importante come la Juve. Però per me, che mi ha dato più, diciamo, un spinto verso fare il calciatore, erano le persone nella squadra, vedere come loro lavoravano, anche se erano dei campioni, cioè quello mi ha fatto capire che comunque, anche se non arrivi ai massimi livelli, bisogna comunque lavorare tutti i giorni, lavorare duro, e comunque bisogna sempre crederci, e questo ho imparato molto in quegli anni alla Juve, e anche se giocavo con le persone che avevo vinto tutto, magari lavoravano tutti i giorni più due degli altri, e quello mi ha fatto capire tanto. Cristian Grima. Buonasera, ti volevo chiedere come consideri nella tua carriera l'esperienza nel Pescara.
Ma secondo me ha fatto delle, come ho detto prima, anche delle belle esperienze. Adesso speriamo che, cioè, anzi, siamo, dobbiamo fare ancora meglio in questo campionato qui per poter avere un'opportunità di salvarci. Ma dobbiamo mettercela tutta perché mancano soltanto 8 partite e puntiamo sicuramente il play-out e poi dopo vediamo, però bisogna dare il massimo per queste ultime 8 partite e andare a cercare di vincerle tutte. Quanto credi a questa salvezza, Fredrik? No, io credo che nel lavoro quotidiano lavoriamo sempre duri i soldi. Diciamo che manca l'ultimo pizzico di qualità, di fortuna, di poter vincere anche le partite, ma se non ci crediamo noi, io ci credo molto, ma io ci devo credere per forza, ma io credo veramente che se riusciamo a mettere la mentalità che dobbiamo vincere 5-6 partite nelle prossime 8, secondo me teniamo almeno viva la speranza di poter conquistare il play-out. Apriamo una parentesi sugli esordienti 2008, abbiamo sentito prima l'intervista a mister D'Antonio, adesso torniamo al campo della Cittadella dello Sport, sul campo della Cittadella dello Sport di San Giovanni di Adido, insieme a Luca Teseo, vediamo i ragazzi all'opera e li ascoltiamo. Mi chiamo Isaac Di Cocco e gioco nel Pescara da 7 anni e il primo anno non l'ho giocato nel Pescara, però poi quando ci siamo trasferiti qui a Pescara ho detto io ai miei genitori, mamma voglio andare a giocare nel Pescara. Mi chiamo Francesco De Clerico e sono dal Pescara da... ho fatto 3 anni, il primo anno dopo sono andato in un'altra squadra e 2 anni sono tornato. Noi siamo un gruppo molto unito e siamo molto, molto amici tra di noi, infatti ci sentiamo anche sui gruppi di WhatsApp e in campo siamo, ci conosciamo bene, sappiamo per esempio il piede che è principale. Diciamo che giocate a memoria? Sì. Secondo me siamo un bel gruppo, siamo 18 persone. Tutti molto simpatici a parere mio, mi diverto molto venendo a Pescara, anche i mister sono molto bravi e ci fanno anche divertire. Ci mancano le partite, ci mancano i contrasti, diciamo, duri, belli e il campionato soprattutto, quello ci manca tantissimo. Con questo periodo di Covid io certe volte le video lezioni finiscono verso l'una, certe volte verso le 12. E io mangio, dopo verso le 2 parto perché io abito a Toro, un paesino qui vicino, con la macchina ci metto 30 minuti, se no anche 20. Il mister Fabio è molto, molto bravo perché ci insegna bene, ci spiega quando sbagliamo e ci sa dare i giusti consigli che dobbiamo ricevere. Il mister Fabio è molto bravo a parere mio perché ci fa sia divertire, ci fa fare le partite, ci fa fare belli esercizi, mi piace molto. E perché ti chiamano il notaio? Perché quando facciamo gli esercizi diciamo che tengo sempre i conti dei calci d'angolo, dei falli. Il tuo amico vuole fare il notaio o il calciatore, tu invece da grande cosa vuoi fare? Voglio fare il calciatore oppure non lo so. L'alternativa ancora ci pensi? Sì. Sì, ma da grande vorrei fare il notaio o il calciatore? Da grande preferirei fare il calciatore, però... Il notaio come alternativa? Sì, è un bel lavoro. Complimenti ragazzi per il vostro lavoro, il vostro impegno e anche la vostra simpatia in queste interviste. Adesso torniamo a fare le domande a Fredrik e il turno di Simone Lanceri. Buonasera, hai sempre giocato nel ruolo attuale durante la tua carriera calcistica? Sì, diciamo che quando ero più piccolo giocavo a centrocampista, poi è chiaro che
avendo la struttura più grande degli altri, mi hanno messo un passo all'indietro, spostandomi un po' più centrale difesa indietro. Però all'inizio carriera, cioè quando ero piccolo, giocavo anche a centrocampo. Sul ruolo, Massimo, sul ruolo no. Di Frederick, vuoi aggiungere qualcosa? No, ha ragione, ma vabbè, insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto una carriera importante, ma mi veniva in mente, sì, da mezzala dicevi, Frederick, mm-hmm. Giocavi? Sì, centrocampista centrale, sì. Perché per esempio il primo gol che hai fatto in Italia proprio ti sei inserito proprio da mezzala. Il sì, gol sì, che no, mi ricordo, sì. Mi ricordo. Bologna, anzi, lo possiamo fare anche vedere perché l'abbiamo proprio recuperato. Il Bologna che perse poi in casa contro il Palermo di Mutti, il Bologna di Stefano Pioli, se il nostro Andrea Di Fabio ce lo fa vedere, perché è proprio emblematico di quello che diceva poc'anzi Frederick Sorensen, che evidentemente aveva proprio dei movimenti quando era giovanissimo da mezzala, da centrocampista, perché si è inserito molto bene in quella circostanza e realizzò un gran gol in diagonale, perché l'ho rivisto prima, quindi complimenti. Ecco, volevo chiedere a Frederick, proprio per una curiosità, visto che lui ha giocato titolare a 18 anni in quella Juve, c'è un rimpianto perché l'anno successivo poi lui è andato a gennaio a Bologna e quella Juve ha cominciato a vincere tutto per 9 anni consecutivi? Ma diciamo che se fosse arrivato un paio di anni dopo, forse avrei potuto anche a giocare forse un po' di più. Come ho detto prima, ero molto giovane e secondo me la Juve, quando sono arrivato io, stava in fase di ricostruzione. Quell'estate lì dove è arrivato Conte, è arrivato un portatore importante come Pogba e Pirlo, e lì stavano già creando la base italiana, diciamo, con quelle che conosciamo, Basagli, Chiellini, Bonucci. È chiaro che per me, che avevo all'epoca lì 19 anni, giovane, è difficile puntare su di me. Magari è arrivato un paio di anni dopo, era possibile, magari. Però no, non ho rimpianti, perché ho avuto anche 2 anni e mezzo bellissimi a Bologna e quindi non ho rimpianti. Chiaro che avrei voluto anche vincere uno scudetto, però non è così e va bene poi anche così. Simone Marrancone, tocca a te. Buonasera, io volevo fare una domanda a Sorensen. Qual è l'avversario che ti ha messo più in difficoltà durante una partita? Buonasera, sicuramente mi ricordo una partita a Bologna-Napoli dove ho giocato contro Cavani. Lì c'è arrivato lì dopo la partita, ho detto meno male che, cioè, mi sa che abbiamo vinto anche 2-1, però lui mi ha fatto fare una partita di fatica impressionante. Cioè, lui era veloce, atletica, mi anticipava sempre, cioè, ha avuto 90 minuti di inferno. E quindi mi ricordo dopo che dicevo che la strada è ancora molto lunga per arrivare a quei livelli lì. Ero giovane, però mi ricordo quella partita lì come una partita dell'inferno. Tommaso Marseglia. Buonasera. Buonasera. Allora, chi ti ha passato la passione per il calcio? Me l'ha passato mio padre. All'inizio, quando avevo 5-6 anni, mi ha allenato mio padre fino a 10 anni, credo. E quindi quel passione di calcio è tipo stato una cosa tra me e lui, e dopo si è raggiunto anche mio fratello, ma diciamo che l'amore per il calcio è partito tutto da mio padre. Tommaso, no scusate, Alessandro Rizzo. Alessandro Rizzo. Sì, buonasera. Cosa ti piace di più dell'Italia e cosa ti manca della Danimarca? Diciamo che quello che mi manca gli amici e la mia famiglia, mia mamma, papà, mio fratello. Quello che mi piace dell'Italia è comunque il clima, che è sicuramente più caldo che in Danimarca, e poi il modo di vivere. Mi piace molto lo stile italiano in cui vivete, in cui viviamo qui. Insomma, quello sicuramente è sicuramente in più. Sì. Federico Palladoro. Buonasera. Ti manca giocare nel tuo paese? Non ho capito. Ti manca giocare
fare nel tuo paese? No, perché come vi ho detto anche prima, non ho mai fatto il giocatore professionistica in Danimarca, quindi non so neanche che confronto dovrei avere, perché ero giovane, ho giocato nel settore giovanile semplicemente in Danimarca, e quindi diciamo che come giocatore sono cresciuto all'estero, quindi posso fare paragoni solo con l'Italia e poi Germania, e quindi sicuramente un giorno mi piacerebbe anche tornare in Danimarca per almeno aver detto che di vivere anche quel calcio lì con tutte le esperienze che ho avuto all'estero, sicuramente vorrei anche provare a vivere quelle danesi. Matteo Sebastiani. Buonasera Federico, quando terminerai la tua carriera calcistica che cosa ti piacerebbe fare? È una buona domanda, vorrei capirlo anch'io, non lo so ancora, sinceramente adesso, cioè forse è molto cliché, però adesso penso a giocare a calcio. È chiaro che può arrivare molto presto il giorno dove non giocherò più, però anche io sto pensando di cosa fare, infatti sto guardando un po' gli studi, cosa potrei studiare adesso per migliorarmi anche come persona nella vita privata, e diciamo che non mi è ancora ben chiaro, però ho già iniziato un po' a pensare che viene anche una vita dopo il calcio. Quali studi fai o devi terminare, mi sembra di capire che devi terminare gli studi? Ma diciamo che un po' studi economici, i corsi online, così, cioè giusto per avere qualcosa di diverso rispetto anche al calcio, che magari che pensare di calcio 24 ore su 24 non fa bene a nessuno, credo. È piuttosto anche avere un spazio libero dove pensi ad altre cose. Mm-hmm. Bene. Stella Magnoni. Buonasera. Cosa consiglieresti a noi ragazzi che sogniamo di arrivare ai tuoi livelli? Sicuramente adesso godetevelo, divertirsi, perché arriva presto dove si fa sul serio, e è chiaro che bisogna fare dei sacrifici, bisogna sempre, anche se sei stanco così, allenarsi e comunque sempre avere voglia di correre più degli altri. Però secondo me siete ancora giovani, piccoli, e quindi divertitevi prima che potete, perché il calcio dopo arriva a fare sul serio, e dopo diciamo che è anche divertente, però dopo diventa poi duro. Stella, come sei finita in una squadra maschile? Io da 7 anni che gioco ai maschi, quindi ormai sono abituata, Sei abituata? Sì. Mister, com'è Stella? Si confronta alla pari con i ragazzi? Si dice sempre il sesso debole, ma mi sembra che questo sia un esempio proprio della non veridicità di questa affermazione. Sì, confermo. Stella si è integrata benissimo nel gruppo. È sempre presente, si impegna e si confronta tranquillamente con i maschietti, anzi più delle volte anche più forte rispetto ai maschietti, quindi si fa rispettare. Brava Stella. Frederick Sorensen, sì. Era mai giocato quando era bambino, ragazzino, con delle ragazze a calcio? Mi ricordo una volta che ho giocato contro una ragazza, e mi ricordo che dovevo anche ammaccarla. Però c'ho un ricordo vago, lontano, però comunque sì, mi ricordo che ho giocato contro una ragazza un paio di volte, però è chiaro che quando ero giovane io era molto molto raro che vedevo una ragazza giocare a calcio con i maschietti, però complimenti a Stella che hai questo spirito lì di confrontarti con gli altri maschi della tua età, quindi massimo complimenti da me. Bravo, sì, da tutti noi. Mister D'Antonio, vuoi fare una domanda oppure dire qualcosa a Sorensen? Sì, innanzitutto ciao Frederick, ti voglio fare i complimenti per la tua carriera, quindi quello che hai fatto fino adesso e quello che stai facendo. Ti volevo chiedere, ecco, diciamo, in questo periodo
In questo campionato hai avuto la possibilità di conoscere e di lavorare con tre allenatori. Ti volevo chiedere, diciamo, quali sono gli aspetti o le caratteristiche principali che hai trovato in ogni allenatore? No, diciamo che se prendiamo l'ultimo attore arrivato, che è Grassadonia, ho visto un tipo piuttosto molto preparato, che ha i concetti ben chiari e sa come vuole che la squadra si presenta la domenica e si lavora per queste cose qui tutta la settimana praticamente. Quindi non si può dire che arrivi impreparato per la partita, perché sarebbe una bugia. Diciamo che con Breta, che poi sono arrivato, eravamo comunque anche in difficoltà, che magari eravamo, diciamo che i giocatori che sul campo decidevamo un po' di più quello che c'era da fare. È chiaro che avevamo il concetto di gioco un po' diverso rispetto a quello che abbiamo adesso, e quindi, cioè, secondo me è sempre difficile a dire quale preferisce uno dell'altro, perché diciamo che attualmente viviamo molto partita a partita, e quindi avversario è avversario, quindi è importante per noi sapere scendere in campo, giochiamo contro 3-4-2 o quello che poi sarà, e poi allenarsi su quelle cose lì. Diciamo che adesso i concetti sono ben chiari. Leonardo Gaetani, vuoi dire anche tu qualcosa o chiedere qualcosa a Frederick? Sì, ciao Frederick, innanzitutto rinnovo anche io i complimenti per la brillante carriera. Faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione, ovviamente. E invece io, rimanendo in tema, mi aggancio a mister Fabio D'Antonio, rimanendo in tema di allenatori, qual è stato nell'arco della tua carriera l'allenatore che ti ha fatto fare il salto di qualità, che ti ha dato quel quid in più, insomma, che ti ha insegnato quel qualcosa che ti ha fatto fare appunto questo salto di qualità? Innanzitutto grazie. Secondo me, cioè, quando sono arrivato a Bologna avevo avuto all'inizio 6 mesi difficili, dove poi alla fine stagione mi ricordo Fiore mi ha messo da parte, ha detto che avevo le potenzialità se lo ascoltavo di più e facevo le cose che voleva lui, e sicuramente ho fatto un gran crescita sotto Fiori. Ho avuto anche un allenatore a Colonia che si chiama Stöger, che comunque aveva un approccio umano mai visto nel calcio, era veramente un bravo uomo, una brava persona, e poi innanzitutto anche un bravo mister, e sicuramente lì, quel tempo lì a Colonia, avevo anche dato il massimo di me stesso e magari il salto di qualità anche. Bene, grazie, noi siamo in chiusura, ma l'ultima domanda sul cammino finale del Pescara, non possiamo non farla a Frederick Sorensen. Massimo, vorrei che fossi tu a prendere la palla al balzo e porre un tuo pensiero, una tua domanda sulla salvezza. No, io volevo chiedere a Sorensen che cosa serve in queste 8 partite, perché è chiaro che c'è un lumicino di speranza da coltivare, il Pescara non è retrocesso, però adesso bisogna fare i fatti, quindi che cosa serve secondo te? Ah beh, serve comunque, serve una vittoria, cioè nel senso serve tante vittorie, però diciamo che partiamo con uno, cioè diciamo che la gara contro Pisa venerdì prossimo è una gara decisiva. È chiaro che noi cerchiamo di fare 3 punti, poi sappiamo 3 giorni dopo andiamo a giocare a Monza, e diciamo che dobbiamo iniziare adesso a fare una serie di vittorie, e iniziamo ben venerdì. Diciamo che secondo me ultime partite viste, concetto che c'è, manca l'ultimo salto di qualità, l'ultimo pizzico di fortuna di buttarlo dentro, e magari si è vista anche contro Ascoli, si è creato comunque in 10 uomini per tutto il secondo tempo, abbiamo creato anche delle occasioni, secondo me abbiamo potuto anche vincerla. Se avevamo magari difeso un po' meglio, attaccato un po' meglio, diciamo che secondo me manca poco, però è quasi l'ultima chiamata adesso. In bocca al lupo al Pescara, grazie a Frederick Sorensen, grazie a Massimo Profeta, grazie agli esordenti 2008 con mister Fabio D'Antonio, il dirigente accompagnatore Leonardo Gaetani, siete stati bravissimi, grazie anche a Mauro Esposito che era con noi fino a poco fa, naturalmente un grazie a tutti coloro che collaborano alla riuscita di questa trasmissione, al Centro Antonati, Luca Teseo e tutto il gruppo esterno, e poi ancora il nostro regista
regista Andrea Di Fabio, Francesco Paolo Salviani, Daniele Berardi. Di nuovo un grazie a tutti e salutiamo Mister D'Antonio e Massimo Profeta che sono ancora collegati con noi. Ciao, approfitto per fare voi gli auguri di buona Pasqua e a tutti voi da casa, perché noi la prossima settimana non andremo in onda in quanto è il Venerdì Santo, quindi tanti auguri e ci vediamo venerdì 9 aprile a Cuccioli e Campioni. Di nuovo grazie e buonanotte.